Si torna a parlare di stampa 3D. Se ne possediamo una, dovremo anche avere dei materiali per stampare i nostri progetti. Quale scegliere e soprattutto quali impostazioni utilizzare sul nostro programma di slicing? Oggi parleremo di come andare a stampare i principali materiali per ottenere il meglio dalle nostre stampe. Sul mercato troviamo tantissimi brand che producono materiali per stampa 3D. Io li ho provati un po' tutti. Mi ha colpito davvero molto Smart Material 3D, principalmente per due aspetti. Il primo aspetto è perché sono made in Spain. Il secondo aspetto perché hanno tanta tanta qualità a un prezzo molto simile alla concorrenza. Alcuni materiali costano un po' di più, alcuni meno, però più o meno siamo lì. E devo dire che danno molte soddisfazioni, togliendo parecchie problematiche. Avevo acquistato una bobina tempo fa e mi aveva subito colpito il packaging, diverso dai classici materiali. Infatti ha una bella confezione. Lo andiamo ad aprire. Tiriamo fuori la bobina, mettiamo in stampa quello che dobbiamo stampare e la rimettiamo all'interno. Fuori cartoncino, all'interno è plastica. Troviamo una clip salva freschezza che ci permette di sigillare la bobina e, come ben sapete, le bobine per avere una stampa perfetta non devono assorbire l'umidità. In questo modo non l'assorbono perché all'interno abbiamo anche il sacchettino apposta per assorbire l'umidità. Super approvato questo packaging. Nel corso di questi 2 mesi ho stampato molti altri oggetti, in più ho stampato questi oggetti per la recensione dei vari materiali, per dirvi tutte le varie impostazioni, e si sono rivelati davvero ottimi sia per quanto riguarda la stampa finita, ma anche per la semplicità di stampa. Partiamo dal materiale più semplice e sicuramente il più utilizzato, il PLA. Il PLA è molto facile da stampare, non ha grossi problemi di adesione, anzi non ne ha. Se abbiamo calibrato bene il piatto sarà semplicissimo stamparlo e ci permette di realizzare le prime stampe. Come esempio, per questo test ho stampato la battaglia navale. In particolar modo ho utilizzato questo PLA glitterato, l'effetto è stupefacente, venuta perfetta e super precisa. Il PLA è sicuramente un ottimo punto di partenza. Da lì poi potremo sperimentare con altri materiali. Però per fare questa tipologia di oggettistica è davvero perfetto. Ho stampato anche le navi con lo stesso tipo di PLA, PLA grigio, ma anche tutte le varie clip per segnare i punti. Come si stampa il PLA? Bene o male lasceremo tutte le impostazioni invariate, come ci propone Cura. Nel mio caso, poi se utilizzerete un altro programma di slicing potete utilizzare le impostazioni che vi propone. Principalmente vi dirò le impostazioni principali, poi le altre sono solamente piccolezze che vanno a variare di pochissimo la stampa finale, e sarebbe inutile perché varierebbero anche solamente in base al colore del materiale e alla temperatura esterna e ad altri parametri. Per cui focalizziamoci sui parametri fondamentali, per cui la temperatura di stampa, temperatura del piatto e la velocità di stampa. Per stampare meglio questo PLA andremo a mettere 210 gradi come temperatura di stampa e velocità potremo stampare a 60 mm al secondo, e come temperatura del piatto 60 gradi. Per effettuare questi test ho utilizzato l'Artillery Genius, che secondo me è il miglior compromesso tuttora, e la CR10S di casa Creality. Veramente un'ottima stampante, la vedremo in un successivo video, ha tante belle features interessanti. Il materiale flex ha una peculiarità molto interessante, ovvero è flessibile, come dice la parola flex. Ritornerà alla posizione di partenza quando
rilasceremo la forza applicata. Si possono stampare cover di telefoni oppure mount case per le nostre action cam, protezioni per i droni FPV, in quanto è anche molto molto resistente alle abrasioni. Come parametri per stamparlo al meglio utilizzeremo una temperatura di 220 gradi 217 gradi, mentre per il piatto lo terremo sempre a 60 gradi, che è una buona temperatura per l'adesione. E non è da sottovalutare la velocità di stampa: essendo così flessibile dovremo stamparlo un pochino più lentamente. La velocità ideale sarà 30 mm al secondo. In più qui andremo a impostare la modalità combing nella sezione spostamenti e selezioneremo tutto in modo tale da non avere effetto stringing. Lui seguirà sempre il perimetro della stampa, non andrà a fare tagli netti e non ci rilascerà appunto quei brutti filamenti che poi dovremo togliere una volta finita la stampa, e ci verrà già perfetta. Andremo a modificare la velocità e la distanza di retrazione. Se avete una Genius oppure avete una stampante con un sistema direct drive, allora impostate come distanza di retrazione 3 mm e come velocità 30 mm al secondo. Mentre se avete una stampante di tipo Boden dovete impostare 5-6 mm come distanza di retrazione e come velocità sempre 30 mm al secondo, e vedrete che stamperete il TPU come non l'avrete mai stampato. Passiamo a uno dei miei materiali preferiti, il PETG, il materiale con cui vengono fatte le bottiglie di plastica. È ad uso alimentare, è molto molto resistente all'usura meccanica. Ad esempio ho stampato questo porta micro SD con le cerniere incorporate, e a furia di aprirlo e chiuderlo anche questa clippettina davanti, lui rimarrà sempre così, non si andrà a consumare. Inoltre è molto più resistente rispetto al PLA, perfetto per l'uso esterno ed è anche perfetto per stampare degli ingranaggi, in quanto lui non si consuma ed è un materiale che mantiene perfettamente le dimensioni reali del progetto, ed è anche per questo che si possono stampare ingranaggi precisi al millimetro. Mi piace come materiale, ma ha qualche problema come adesione al piatto: tende a staccarsi, per cui io vi consiglio il Dimafix. Non è nient'altro che un grande pennerello, si scuote prima dell'utilizzo e poi si va ad applicare sul piatto. È solubile in acqua, per cui potete tranquillamente pulire con un pezzo di Scottex bagnato il piatto una volta utilizzato e avremo il nostro piatto pulito. Funziona con qualsiasi tipo di materiale e devo dire che ha una resa ottima. Se applicherete lui non avrete più nessun problema di adesione al piatto. È super comodo anche se dovete stampare delle cose sottilissime sul piatto, con questo non dovrete nemmeno utilizzare il brim. Con quali parametri si stampa il PETG? Si stampa ad alte temperature, 245-250 gradi, piatto a 60-70 gradi, e vi consiglio di mettere la ventola di raffreddamento al 50% dopo il primo strato. Velocità di stampa 50-60 mm al secondo, un po' come con il PLA, e avrete il vostro PETG stampato perfettamente. Guardate che bello! Con caratteristiche simili al PETG troviamo il TPU Harness. Ho stampato queste pinzette. Non è un TPU morbido, anzi è molto rigido. Questo materiale ha delle caratteristiche notevoli, come l'elevata resistenza all'abrasione, all'usura, ai raggi UV, all'idrolisi e ai microrganismi. Inoltre riduce urti e vibrazioni, un po' come fa il TPU classico, ma questo è completamente rigido. Come si stampa? Piatto un pochino più caldo del solito, 70-80 gradi, 220 gradi temperatura del nostro estrusore, e velocità di stampa 40 mm al secondo. Passiamo ora a questo carinissimo vaso. Il vaso solitamente deve stare all'esterno. Per stare all'esterno deve essere un materiale che resista alle intemperie e soprattutto ai raggi UV e che mantenga le sue caratteristiche nel tempo. Vabbè, il vaso, anche se non mantiene le caratteristiche, ok, però se pensiamo ad una cerniera di una porta, a un fermacancello,
deve mantenere la caratteristica, se no si va a spezzare. E che materiale utilizzeremo? ASA. ASA è un materiale non troppo semplice da stampare, anche se io non ho avuto particolari difficoltà, tende leggermente a warpare, è molto simile all'ABS ma resiste molto molto meglio ai raggi UV ed ha una grandissima resistenza meccanica, davvero un ottimo materiale tosto. Temperatura di stampa 250 gradi, temperatura del piatto 70-80 gradi e una velocità di stampa di 60 mm al secondo. Mi raccomando, mettete un additivo per l'adesione al piatto perché tende a deformarsi parecchio. E non da poco ricordatevi di stampare in un'area aperta, in quanto i vapori di stampa sono tossici. Proprio bello! Se possediamo una stampante a doppio estrusore, allora potremo utilizzare il secondo estrusore per stampare i supporti. Magari abbiamo una stampa complicata da realizzare con supporti molto difficili da rimuovere, allora potremo utilizzare il materiale apposito per i supporti, si chiama support, e una volta finita la stampa con la nostra stampante a doppio estrusore immergiamo la stampa stessa nel limonene e in pochi minuti i supporti si sciolgono. Questo materiale per i supporti, a differenza del PVA che si scioglie in acqua, questo materiale lo potremo utilizzare con qualsiasi altro materiale, mentre il PVA lo possiamo utilizzare solamente con il PLA. Io ho realizzato questo toro, aveva tutti i vari supporti al di sotto, l'ho immerso nel limonene e il gioco è fatto, si sono tolti da soli, comodissimo. Come si stampa? Temperatura di stampa 240 gradi, temperatura del piatto 60 gradi in base all'altro materiale con cui stampate e velocità di stampa 50 mm al secondo. Ultimo ma interessantissimo materiale, super geniale, che sta ancora finendo di stampare, ho già fatto diverse prove ma erano troppo piccole, ho stampato una bella bottiglia, perché è proprio una bottiglia in modalità base mod, perché si chiama glaze. Otterremo un vero e proprio effetto vetro. Avremo un piccolo procedimento che trovate sul sito, basterà lavarlo con l'alcol isopropilico due volte, lasciarlo asciugare e dopo questo procedimento la nostra bottiglia sarà trasparente. E non vedo l'ora di farlo, l'ho già fatto con delle bottigliette piccole come dicevo prima, però volevo farlo con qualcosa di un pochino più voluminoso. Questo materiale glaze si stampa a una temperatura di 220, 50-60 mm al secondo di velocità, il piatto a 60 gradi. Fate il procedimento con l'alcol isopropilico e avrete una bottiglia perfettamente trasparente. Grande cosa per fare alcuni progettini che ho in mente. I materiali che abbiamo visto in questo episodio, a mio avviso, sono i più interessanti e quelli con le caratteristiche che ci serviranno per stampare davvero qualsiasi cosa abbiamo in mente che ci possa servire. Nonostante ciò, fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi utilizzate altri materiali, se anche voi utilizzate questi materiali. Vi lascio tutti i materiali di cui abbiamo parlato qua sotto in descrizione e spero che vi sia stata utile questa guida. Noi ci vediamo presto in un prossimo video, vi aspetto anche su Instagram per rimanere aggiornati su tutte le novità in tempo reale e su Telegram per le migliori offerte di stampanti 3D, filamenti e tecnologia in generale. Al prossimo episodio, ciao! Che bello è questo giallo!